Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare alla quarta edizione del Castellabate International Film Festival Eva Habermann con un suo lavoro. Ecco, adesso noi le chiediamo insomma di parlarci di questo suo lavoro cinematografico, un lungometraggio. È molto contenta di essere qui, che gli piace tantissimo Castellabate e quando ha ricevuto l'invitazione del festival ha avuto questa intuizione personale che ci doveva venire, è per quello che è qui. Per quanto riguarda il Castellabate International Film Festival, quest'anno ha assunto una nuova veste, nel senso che ha incontrato gli studenti che studiano lingue, gli studenti delle scuole, e gli studenti hanno avuto un confronto con gli artisti del festival. Ecco, come trova questa formula che il direttore artistico Gianni Petrizzo ha pensato, insomma, di realizzare? Ha detto che gli ha colpito molto, gli ha impressionato molto la partecipazione degli studenti chiedendo domande, e domande anche interessanti sul rapporto, perché lei è consciente che è un rapporto molto personale sulla depressione, e questo li ha impressionato molto che facevano tante domande, e quello è una cosa che gli piace tantissimo, no? Che c'è questo rapporto, questa ripercussione negli studenti. Participating wonderfully. Ritornando invece al film, se ci può illustrare un po', insomma, la trama del suo film e perché ha deciso di girare proprio quel tema, quel tipo di film. La storia è di una famiglia che ha dei problemi di addizione. Lei gioca il ruolo principale di Mona, you said? Was Mona the name of Mona? E lei voleva fare questo film perché infatti nella sua famiglia ci sono avuto dei problemi di addizione. Lei logicamente conosceva tantissimo questo problema e pensa che è stato come un po' una catarsi, no? per fare questo soggetto. Less horrible and less ugly. Quanto tempo ha impiegato a realizzare il film? E se ci sono state delle difficoltà anche per realizzarlo? Facendo il film ci sono stati tanti problemi perché hanno avuto di finanziarlo tutto da loro, così non hanno avuto aiuto dall'estero, ma loro erano molto concienciati che volevano fare questo film, così questo ci ha dato la voglia di farlo, e alla fine sono molto contenti perché è come dare la nascenza a un bebè, no? Infatti noi diciamo, voi lo sapete anche, no? Che quando abbiamo un film è il nostro baby, e lei si è sentito così. Lei viene dalla Germania, precisamente da Berlino. In Italia, insomma, il cinema in questo momento, a causa un po' anche dei social, di Netflix, queste piattaforme che danno la possibilità da casa di vedere i film, il cinema è, non dico accantonato, però è meno preferito. Ecco, in Germania si sente questa difficoltà, oppure insomma, come si vive il cinema lì? Sta dicendo che a causa della pandemia, a causa anche della guerra, le società di distribuzione soltanto vogliono commedie, cose che anche le blockbuster americani, quello che fanno dimenticare un po' la realtà, e per quello che hanno avuto dei problemi per distribuirlo nei cinema, e adesso si distribuirà in novembre sulle piattaforme, e così voi siete un po' privilegiati, voilà. Privilegiati perché fai il film qui. Prima vista, you saw it first. Lei nasce come attrice e diventa poi produttrice. Che cosa l'ha spinta a diventare poi produttrice? Il lavoro per un'attrice come lei è soprattutto quando hai fra 20 e 30 anni, quello quando lei ha lavorato di più, facendo il ruolo di ragazza bella, sexy, e c'è un punto che quando diventi più di 30 questi ruoli non ti arrivano, ti arrivano altri tipi di ruoli, e lei ha maturato in un senso per cominciare a fare progetti più personali, cose che gli piacevano di più, e per questo penso, non l'ha detto lei, ma penso che è una cosa organica, no? Nel senso di sono attrice, ma adesso... Naturalmente, sì. Progetti per il futuro e poi la salutiamo.
Nell'attualità faccio tantissimo teatro perché mi piace molto il rapporto con il pubblico, essere più presente quando sono in un set. Il tuo pubblico è la crew, i colleghi che lavorano, i tecnici, e non è la stessa cosa. Sono sempre preoccupati per il tempo e fare il film. E adesso sto in questo periodo che mi piace di più, il cinema. È un progetto più immediato, è un videoclip dove canta l'attrice che ha fatto il ruolo della mia figlia nel film, che ha 16 anni e che canta meravigliosamente. È una persona autodidatta, ma è molto, molto buona nel suo come canta. E loro hanno questa voglia di aiutarla anche a lei, perché come giovane voglio... Per farla emergere. Eccolo. E questo, e anche soprattutto i teatri. E questa attrice ha cantato una canzone del suo film, della banda sonora del film, è molto buona come cantante, e per quello che la vogliono aiutare, perché pensano veramente che può riuscire come cantante. I learned a little bit of Italian now. I'm saying tanti saluti da Eva Habermann a Cilento Channel. Mwah.